Sì, ma è Genova. Ma è anche in qualche modo la nostra società. È un inno all'arte, una poesia dedicata all'arte. Una sua rivalsa, così oltraggiata. O di fronte alle parole, o di fronte a un testo, o di fronte a me stesso, che sente questo testo. E che attraverso queste parole e questo testo riesce ad esprimere vocalmente con certi minuscoli adattamenti della voce, di sussulti o delle pause, qualcosa che valga la pena ascoltare. Quindi credo che sia poi soprattutto l'emozionarsi. Di riuscire ad emozionare, perché se non ti emozioni non arriva niente a nessuno, o almeno non arrivi te. Per me Paolo è un musicista, prima di tutto, come credo di esserlo anche io nel mio piccolo. Ecco, lui è un grande trombettista, e io mi sono dedicato un po' meno a uno strumento. Sono saltato da uno all'altro, ma non dedicandomi così come Paolo. Per me la musica non ha confini, quindi è assolutamente un linguaggio nel quale ci si può infilare, qualsiasi linguaggio sia, basta che sia un linguaggio alto. E in Paolo certo non posso che riconoscerlo, e quindi è per quello che ho accettato questo invito. Sono molto onorato di far parte di un gran gruppo di musicisti con tanto di M maiuscolo. Poi veniamo a pigiare la campana.